Ciao a tutti! Ciao! Grazie! Grazie adesso a tutti! Siamo in 10.000! Grazie 10.000! Adesso siete in 10.000 ad imparare l'italiano con noi e siamo contentissimi! Grazie! Per ringraziarvi abbiamo deciso di raccontarvi 10 cose velocissime e noiosissime su di noi. 10 cose di noi che probabilmente non me ne frega niente. Partiamo subito con la prima. La prima cosa, che secondo me è anche la più bella, è che quando Matteo andava al liceo, tanto tempo fa, aveva i capelli lunghissimi, ma lunghi lunghi lunghi, tipo fin qua, fino al culo. Non lisci, ci sono foto. No foto? Liscissimi. Ci sono foto? Io ho visto una foto. Non ci sono foto. Altra cosa, Katie, quando usciamo, mangia molto più di me. Molto più di quasi tutti i miei amici. Ce ne sono un paio che riescono a stare a livello, ma è rara. Confermo. Forse questa non è una sorpresa, però a Matteo piace moltissimo cucinare. Sì. Quali sono i tuoi piatti forti? Pasta fresca, il pane. È come. Devo rifare il pane. Sì. Prossima volta che faccio il pane vi faccio sapere. È come una nonna napoletana. Fantastico. Quasi. Un'altra cosa, Katie spesso in ritardo. Non è vero, non è in ritardo. Sì, è vero. No. Katie spessissimo dicendo che lo fa perché così sta imparando altre lingue. Guarda un sacco di reality dei peggiori in altre lingue, vedi francese, spagnolo, italiano. Lo faccio per motivi didattici. Sì. Esclusivamente. Dice così. Sì. Poi cos'altro? Ah, sì, Matteo è un po', giusto un po'? Pochissimo. Un po' dipendente dai videogiochi. Poco. Ma tantissimo. Diciamo che gioco spesso, mi diverto con gli amici, gioco. I suoi amici online. Ciao amici online. Siamo entrambi golosissimi di frutta secca, ne mangeremo a quintali, infatti dobbiamo sempre comprare delle piccole piccole bustine onde evitare di finire con un enorme mal di pancia. Questa forse è la più noiosa. Sì, ma non lo so, ce ne sono un paio. Katie arriverebbe a viaggiare 15 ore in un autobus pur di non prendere l'aereo. Tanto di cappello, ma non ce la farei mai. Secondo me, perché vengo da un'isola. Sì. Per me è fantastico. Sono 7 ore e poi arrivo in Francia. Sì, dai, capisco. Stupendo. Ma in comunque autobus. È scomodo. Come fai? Sei tutto incheccato così, seduto. No, non ce la faccio. Secondo me non arriviamo a 10. Okay. Sì, sì, però sì, vediamo. Sì, sì. Ok. Cioè, no. Matteo non sa usare WhatsApp. Ok. Sì, diciamolo. C'è uno bellissimo, sì. Non è capace. Allora, sì, Matteo non sa usare WhatsApp. No. E quindi è carinissimo, perché ogni volta che scopre una cosa nuova, lo fa sempre. Tipo quando ha scoperto che puoi mettere una parola in grassetto tra i due asterischi, lo faceva solo quello per grassetto. Una settimana. Grassetti che volavano da tutte le parti. E continuo a non sapere come fare le citazioni all'interno dei gruppi. Lo chiedo, me lo dicono, lo faccio, lo disimparo all'istante. Ogni volta me lo chiede. La scrivania del computer di Katie è un film horror praticamente. Ci sono cartelle su cartelle su cartelle su cartelle. È indescrivibile. Confermo. È una cosa orrenda. Invece Matteo è una persona molto pulita e molto organizzata. Se no non l'avreste mai detto. Da buon italiano? Sì, però non sei tipo l'italiano macio tipico. No, sei molto... è evidente che non sono l'italiano macio tipico, bensì sono l'italiano che pulisce tipico. Sì. Che pulisce cucina. E con questo... concludiamo. E sì. Vi ringraziamo tantissimo e speriamo di vedervi ancora più numerosi, soprattutto nei commenti,
per fare due chiacchiere con voi. Sì, e non vediamo l'ora di continuare questo progetto con voi. E non vi preoccupate, per i 20.000 non saranno 20 cose noiosissime. No. Ciao. Ciao.